pieno. Guarda, So che tu... mi hai fatto tirare fuori un libro che non tiravo fuori da 2 anni e lo custodisco gelosamente ed è praticamente chiuso in una sorta di teca. Quindi quando lo tiro fuori vuol dire che Ok. veramente devo documentarmi perché quell'argomento lì è devastante. Perché ci sono molte cose da dire su Dieter Rams. E poi lui ha collaborato con la scuola che io, è stata la mia tesi di laurea, che era la scuola di Ulm. La scuola di Ulm, Un botto esatto. di roba, un botto di roba. Comunque adesso ne parliamo. E basta! Siamo già live su YouTube, chiedo per Sì, chiedere. siamo live, vediamo. E basta! Sì, siamo live, siamo live. Ok. Vediamo un po'. Comunque sì, questo è un bellissimo argomento, un bellissimo argomento. Uno di quei argomenti secondo me sottovalutati perché chiaramente facendo lui tanta tecnologia è una di quelle cose che diciamo vengono all'occhio meno, mettiamola Sì. così. Cioè... Perché lui fa una di quelle cose, lui ha sempre fatto una di quelle cose, lui ha fatto delle sue regole, poi tanto le vediamo, ma una delle regole è che il buon design è invisibile. Ed effettivamente molti suoi prodotti sono così, cioè io fan, io veramente ho l'orologio, ho il ferro da stiro della Braun, che è concepito come altri, ma nei dettagli si capisce che è la Braun. Ed è No, ma vero, ti vai. dico, no, quello che volevo dire è questo, che praticamente io, diciamo chiaramente, quando tu senti parlare di design, è molto legato a, diciamo, a quello che puoi vedere come sedie, arredi, prima ancora, perché comunque nasce ipoteticamente da quello, la tecnologia viene dopo, quindi Sì. che una persona abbia più davanti agli occhi. Una serie di sedie di IMS rispetto agli oggetti che ha disegnato Rams ci sta come ragionamento. Poi vai a Sì. vedere nella sostanza ed è forse, non ti dico il designer più importante del Novecento, ma giù di lì. Siamo lì, sì, Ha siamo lì. inventato, ha dato delle linee guida a delle cose che noi ancora oggi diamo per scontate. Cioè il fatto che il tasto della calcolatrice dell'uguale abbia un altro colore. Per Esatto. noi, noi che siamo nati con la calcolatrice che ha quel colore differente, per noi è la normalità, però l'ha inventato lui. Cioè, quindi stiamo parlando di cose abbastanza, come ti posso dire, clamorose, perché non è che si è inventato qualcosa di Lui piccolo. è paragonabile a un esperimento che ho sempre fatto con l'università, nel senso, se tu chiudi gli occhi e ricordi quando avevi compiuto gli 8 anni, ad esempio, stavi spegnendo le candeline, che cosa c'era sul tavolo oltre alla torta? Quali erano le bibite che c'erano sul tavolo? Ah, io ho 8 anni, la Coca-Cola. Di solito è la prima cosa, la Coca-Cola, perché la Coca-Cola è nei nostri ricordi. La Brown è nelle nostre abitudini ed è devastante questa cosa, perché significa che noi siamo cresciuti inconsciamente utilizzando prodotti e avendo abitudini condizionate da un'azienda. Il modo in No, cui ma... ci facciamo la barba è dovuto alla Brown, con il rasoio elettrico. Certo. Ma io quello dico, cioè tu a volte non lo sai, però il rasoio elettrico come oggi lo immaginiamo che cioè, ha una forma il rasoio elettrico, quello che usa il barbiere quando ti fa i capelli ha una forma e l'ha fatto lui, cioè è quella la cosa più clamorosa. Poi chiaramente, ti ripeto, è meno glamour come argomento, quindi chiaramente può avere meno forza a livello di memoria, ma è quello che cerchiamo di fare oggi, cioè oggi cerchiamo di Esatto. raccontare un personaggio. A tutto tondo, insomma, che secondo me oggi viene una puntata figa, ma perché il personaggio è enorme, cioè non è merito nostro, ma è merito suo, cioè daremo una serie di riferimenti che magari alcuni sono noti, tipo le connessioni tra il suo design e il design di Jonathan di Apple, per altri saranno delle cose non note che secondo me faranno saltare, come si dice, la mosca al naso, cioè saranno super, Sì. super interessanti. È vero, è vero, è vero. Poi ti Va bene. dico, io ci ho provato a intervistarlo, perché è ancora vivo. Il suo entourage, penso che siano i parenti, mi hanno detto che è troppo anziano per fare interviste. Quindi ho detto, vabbè, ok, ci sta, ci sta.
quello è del 32, quindi considera che va verso i 90 anni pieni. Cioè, esatto. L'anno prossimo sono 90 tondi. Esatto. Però una cosa che volevo dire, poi magari lo ripeteremo durante l'episodio podcast, ma lo dico prima, esiste un documentario girato nel 2016 su Peter Rams, che è stato praticamente realizzato grazie a un crowdfunding. Quindi hanno messo i soldi le persone affinché fosse realizzato. Chi ha messo i soldi è stato ripagato con appunto la copia gratuita e si può acquistare o fittare a 4 euro il fitto. Quindi molto di quello che dirò io nasce da quello lì. Quindi in realtà se vi vedete il documentario c'è tutto. Ma c'è sì, tutto. Sì. Quindi ne vale veramente che c'è tanto di suo. E come dico sempre, se voi... oltre a sentire a noi, andate a vedere su YouTube le sue interviste, piuttosto che il documentario, capite molto di più di quello che era il personaggio prima ancora del, diciamo, del designer, chiamiamolo così. Sì, mamma mia, fantastico. Vai, comincia pure. Iniziamo, poi faccio il mio piccolo cappello per chi ci conosce ormai sa che questo piccolo cappello serve per l'episodio podcast, quindi iniziamo. Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi siamo di nuovo in compagnia di Stefano Pasotti e come al solito siamo anche live sul suo canale YouTube. Con Stefano ci siamo dati un ritmo un po' più serrato di appuntamenti dove insieme raccontare un po' di personaggi, di designer, aziende del passato per poter sempre fare quei fili conduttori tra argomenti, perché vedremo che anche in questa puntata molte cose ritornano. Molti collegamenti con cose di cui abbiamo parlato ci sono e di cui parleremo ci saranno, quindi questa è una cosa che secondo me fa bene a noi in primis, che dobbiamo ripetere per fare questa puntata, ma a voi per, diciamo, ascoltare se vi fa piacere quello che abbiamo da dire. Parliamo di un personaggio gigante perché parliamo di Dieter Rams. Dieter Rams è il designer più importante sicuramente da un punto di vista di tecnologia, cioè su questo non ci sono dubbi, ma in generale vedremo che proprio a livello di design è tra quelle due o tre persone che ha segnato il Novecento, sia con quello che ha realizzato, sia vedremo con una serie di regole di buon design ha steso un decalogo che ancora oggi, diciamo, è il giusto decalogo da seguire per chiunque voglia fare product design. Stefano, come al solito, grazie mille per questa, diciamo, puntata un po' live, un po' registrata per il podcast. Grazie a te. No, beh, è un piacere. Quando mi hai proposto di fare Dieter Rams, tanta roba. Io credimi, io sono proprio fan della Brown e di Dieter Rams. Come dicevo prima, io ho provato a intervistarlo perché quest'uomo è ancora vivo e ne fa 90, come hai detto tu prima. Ed è un personaggio straordinario. Ho visto una presentazione, c'è un ragazzo inglese che fa il designer, non mi ricordo il nome, ed è riuscito a farci due chiacchiere durante una presentazione, ma era seduto e aveva tipo due o tre familiari attorno, giusto per evitare che succedesse qualcosa. E quando lui gli dice: guardi, volevo conoscerla, è un piacere, io sono un designer, l'ha tenuto lì mezz'ora, 20 minuti a chiacchierare. E non si reggeva in piedi, era seduto con accanto ormai al bastone da passeggio, ed è qualcosa di allucinante. E anche lui era veramente, il ragazzo che faceva questa cosa era veramente scioccato da questo momento. Parliamo di una persona che ha segnato profondamente il mondo del design, e adesso lo vediamo attraverso esempi che sono qualcosa di straordinario. Stefano, come al solito noi facciamo questo ping pong, io do un po' di informazioni storiche, quando è nato, queste cose qua, per dare un contesto, te ci parli degli oggetti e dei collegamenti, poi anche alla scuola di Ulm, che noi sappiamo essere stato anche il tuo, diciamo, lavoro di tesi, quindi è un argomento sulla quale hai visto miracoli. Un aneddoto: ogni video che vedete lui porta sempre lo stesso bastone da passeggio, già quando ne aveva 70 anni, che è molto particolare perché ha un cerchio. Questa è una cosa importante. È una cosa che io non so, ma l'ha progettato lui. L'ha fatto lui. Okay. Proprio il suo, è una cosa che ha fatto per lui così, en passant, insomma. Okay. È molto, molto, molto carino.
Allora, diamo un po' di punti di riferimento per chi non conoscesse il designer, quindi partiamo come se fosse un foglio bianco. Dieter Ramsen nasce in Germania, quindi è tedesco, nel 1932, si laurea prima in decorazione nel 1947, poi dopo fa architettura, quindi si laurea nel 1953 in architettura. Questo per dare un minimo di formazione. La cosa più importante è che sia il nonno che il padre erano carpentieri di falegnameria. Quindi lui da sempre è in quel mondo e soprattutto è nel mondo dell'ebanisteria, che da un lato lui apprezza da un punto di vista della manualità, dal lato un po' ripudierà come materiale. Infatti il legno sarà un po' il materiale dal quale lui cercherà di fuggire. La sua grande rivoluzione, diciamo che partirà proprio dall'assenza di legno su dei apparecchi radiofonici che storicamente erano realizzati in legno. Poi vedremo bene il come e il quando. Per dare diciamo, i passaggi fondamentali della sua carriera, così cominciamo a parlare del designer, nel 1955 entra in Braun, questa azienda tedesca di radiocomunicazioni, che era diciamo fondata chiaramente nel 1921, morì il padre, i due figli presero questa azienda nel 1950, erano Erwin e Arthur, giusto per dare due nomi. Braun divenne molto amico di Erwin Braun ed entrò in azienda. Cominciò una vera e propria rivoluzione, però se sentite qualche intervista di Dieter Rams, la rivoluzione nasce anche perché gli stessi figli di Braun erano dei pioneristici, cioè era proprio l'azienda, la mentalità aziendale che loro volevano cambiare, quindi come spesso diciamo, dietro un grande designer, se ha fatto quello che ha fatto, c'è anche una grande azienda, c'è anche una grande proprietà, quindi non bisogna mai, diciamo, scindere le due cose. Quello che ha fatto l'ha fatto insieme alla Braun, quindi bisogna esaltare sia quello che quell'altro. Poi è normale parlare di più del designer perché ci sono dei concetti che a noi diciamo interessano di più, però tutto lo sviluppo di Braun, anche il marketing, fu molto potente. Prima di dare la parola a Stefano per iniziare questo racconto, voglio dire solo una cosa, che la frase più associata a Dieter Rams è less is better. Cioè less but better in tedesco, non l'ha detta lui, era un'azione di marketing della Braun. Cioè se la Braun non avesse detto, tra virgolette, fatto quello slogan, chiaramente probabilmente su tutti i concetti di Dieter Rams, noi oggi non associeremo Dieter Rams a quello slogan. Quindi l'azienda che c'è dietro, io dico sempre, non sottovalutiamola, perché fa parte della storia e secondo me non ti dico al 50%, ma al 40% sì. Quindi bisogna avere questo tipo di, diciamo, di punto di vista. Diciamo, per me è giusto fare così. Okay. Quindi questo è un po' il contesto. Finisco la cronostoria così entriamo nel personaggio. E diciamo, è in Braun fino al 97. Prima nel 61 diventa capo del reparto di design. Negli anni 90 entra il consiglio di amministrazione, diventa ambasciatore dell'azienda. Nel 97 esce per anzianità e vari motivi, però rimane sempre collegato. Cioè nel senso non è che rimane sempre all'interno di quell'azienda, quindi è un caso pure un unicum, perché vedremo dopo, quella è la parte che vi racconterò magari io, l'esperienza con Vizzo, che praticamente sono un paio di mobili più di arredo, ma ha fatto tutta la carriera in Braun, quindi questa cosa è un'anomalia a livello di design che quasi nessun designer, Stefano mi può confermare, ha fatto di quel calibro, cioè sì, ha fatto tutta la carriera in un'unica azienda. Esatto. Stefano, io ho fatto il mio cappello introduttivo, spero che chi ci ascolta abbia avuto un'idea della cronistoria di questo personaggio che è ancora vivo. Okay. Tu ci vuoi introdurre un po' la sua filosofia, un po' l'idea di... Sì, di allora... Una micro premessa prima, lui ha lavorato qualche anno, pochissimi anni, sia in uno studio di architettura che con il padre, ok? E da questa cosa importante, nel senso, lavorando dal padre, lui comunque ha imparato un po' l'arte che c'era all'interno e quindi ha capito il valore dei prodotti e come venivano fatti nel modo corretto. Questo è importante. E che cosa è successo? Che entrando in Braun ha iniziato a puntare su tecnologie nuove e soprattutto ha imparato ad ascoltare. Questa cosa è fondamentale. Per quale motivo? Nel 55, se non ricordo male, ha
Vediamo, sì, 55, ha aperto la scuola di Ulm, che era una scuola presente a Ulm proprio, estremamente innovativa. E quando dico estremamente innovativa, dopo lo vediamo, hanno fatto cose che non potevano essere state fatte in quel periodo, eppure qualcuno le ha fatte. Lui ha avuto la capacità di ascoltare voci di persone che stavano vivendo in quel momento, nel senso avevano età diverse. Ok, quindi molti dei suoi pro dei progetti all'interno della Brown sono frutto anche di collaborazioni fatte con la scuola e fatte con ragazze di 20 anni più o meno. Ok, se voi guardate i progetti, vado un attimo, faccio vedere giusto lui. Dieter Rams, se voi guardate i progetti che ha fatto in collaborazione con la Brown, perché pressoché la sua carriera si basa sulla Brown, vedrete delle cose straordinarie fatte in periodi veramente incredibili, ok? Tipo questa che vedete, cioè per chi ci sta ascoltando, in realtà è una radio che si chiama SK4. È una radio che è nata nel 1956. Ora, se voi cercate radio degli anni 50, vedete tutte radio in legno, ok? Tutte radio in legno con materiali molto pesanti, molto molto pesanti. Ora, lo stile Brown, che poi è lo stile di Dieter Rams, si basa tutto sul buon design e su delle regole che dopo vi racconto. Ma queste regole si adattano perfettamente ai suoi prodotti. La radio SK4 è una radio praticamente ha solo le spalle in legno, ok? Tutto il resto è di un colore molto molto chiaro e ha un coperchio sopra. Questo coperchio serve a praticamente coprire il disco che c'è sopra, perché è un giradischi con la radio accanto. Questa radio è del 1956, la parte sopra è in plexiglass. Ora, dire oggi plexiglass, vabbè, è un materiale come un altro. Dire plexiglass nel 1956 voleva dire un materiale estremamente innovativo, qualcosa di nuovo, molto nuovo per il periodo, ok? Ora, l'azienda voleva puntare su materiali meno, diciamo, economici, come poteva essere un lamierino di metallo. Ma qual era il problema in quel caso? Quando voi fate partire la musica, un lamierino di metallo, anche molto sottile, inizia a vibrare. Vibrando produce dei suoni che danno molto, molto fastidio. Ok? Farlo in plexiglass significava attutire la vibrazione e in più riuscire, con il coperchio chiuso, a vedere la fine di una canzone. Un disco in vinile, voi non potete decidere, cioè potete decidere dove farlo partire, ma dovete calcolare dove sono i solchi, ok? Questa radio SK4 è stata una vera rivoluzione. All'inizio veniva chiamata la bara di Biancaneve proprio perché aveva il coperchio trasparente sopra, ok? Dieter Rams, se voi guardate il prodotto, l'ha progettato tutto in funzione di quello che doveva avere la radio, ok? Quindi doveva essere una radio semplice, ok? Doveva distaccarsi completamente da quello che c'era per l'epoca e grazie al coperchio che c'è sopra riusciva a non far entrare la polvere, e questo era il grosso problema dei dischi in vinile, e in più vedere la fine della canzone. È stata una rivoluzione, ok? Se voi cercate le radio di quel periodo, troverete delle radio in legno molto pesante, le classiche radio in legno pesantissime. Ecco, nello stesso periodo è arrivato questo, quindi una differenza abissale tra quello che c'era in quel periodo, e in più aveva un colore bianco. Stefano, aggiungo un paio di cose a quello che hai detto, ma cioè, condivido tutto quello che hai detto. Volevo dire che lui racconta proprio in diverse interviste che la sua influenza da parte del Bauhaus, che poi dopo, diciamo, la scuola di Ulm, noi sappiamo essere comunque una forma di ristorazione del Bauhaus, cioè chi la fondò comunque erano ex studenti, comunque dopo quel periodo del nazionalismo che fece finire il Bauhaus a tutti gli effetti, si avrà una specie di ripristino di quell'idea di funzionalismo, chiaramente 30 anni dopo, quindi chiaramente con degli altri paradigmi. Lui racconta proprio che quando finì la guerra ritornò, tra virgolette, dagli Stati Uniti tutta quell'influenza dei vari Gropius, dei vari Mies van der Rohe, che lui non aveva mai vissuto.
perché abbiamo detto che lui studia tra il 37 e il 53, quindi proprio nel periodo in cui il Bauhaus era finito, perché era già finito, ed eravamo in pieno nazionalismo. Quindi questa influenza gli arriva, e gli arriva proprio questo rigetto verso l'attuale, quindi quello che raccontavi tu di questi, in questo caso, apparecchi radiofonici, tutti di legno, tutti, tra virgolette, un po' in stile. L'altra cosa importante da dire in merito a questo è che per la prima volta un oggetto tecnologico non doveva essere un oggetto di arredo, cioè nasceva per avere un'identità tecnologica a prescindere dallo stile della casa, che è una cosa che ancora oggi ci portiamo. Se uno ha una barra del suono Bengolufsen, che stia in una casa classica o che stia in una casa moderna, cioè tu non la vedi come qualcosa che si debba integrare, ma è qualcosa che può stare a sé stante, perché il concetto di tecnologia è fuori dal concetto di interior design, che è una cosa che all'epoca fu proprio il primo, ma il primo con decenni sugli altri. Esatto. L'altra relazione che voglio fare, prima che tu ci continui a parlare degli oggetti, è contestualizzare il decennio. Rams si muove nel decennio, per capirci, di Werner Panton. Infatti un'associazione che si fa spesso, proprio per far capire come il design possa essere diametralmente opposto all'interno dello stesso decennio, questi due, diciamo, grandissimi designer si muovono su linee diametralmente opposte. Cioè si muovono su principi diametralmente opposti, pure facendo parte dello stesso decennio. Quindi quando oggi identifichiamo due cose molto diverse, non dobbiamo per forza andare a cercare chi sta predominando sull'altra, perché entrambe potrebbero portare dei risultati eccellenti con filosofie differenti, insomma. Quindi questo è per dare anche un'idea pure del decennio, perché come diceva giustamente Stefano, si parte dal 55, ma il vero decennio di Dieter Rams è tra gli anni 60 e gli anni 70. Quello, esatto, è il vero decennio, sì, dove escono i suoi capolavori. Esatto. Giusto per onor di cronaca, la radio SK4, il capo, diciamo, designer di che ha fatto nascere il prodotto è Dieter Rams. Dietro ci sono persone incredibili, perché questo prodotto è all'interno dei progetti sviluppati all'interno della scuola di Ulm, e difatti dietro c'è Hans Gugelot, che è stato consulente per la Braun ed è stato un docente della scuola di Ulm. Quello che ha fatto Hans Gugelot è stato selezionare i migliori della scuola di Ulm per fare dei progetti a parte in collaborazione con la Braun. Uno è questo. Ok, è per onore di cronaca, perché per andare nello specifico del prodotto, il sistema Hi-Fi, sempre progettato all'interno della Braun, è un'evoluzione di una tesi di laurea fatta all'interno della scuola di Ulm. Cioè, giusto per farvi capire, la Braun insieme alla scuola di Ulm e ovviamente Dieter Rams, perché in quel momento era il responsabile, come vi si è riuscito a dire, cioè a vedere progetti di gente che aveva 20 anni e dire: ok, questa è una cosa estremamente rivoluzionaria, facciamola. Cioè, questo vi fa capire il personaggio, ok? Ovviamente un progetto di una tesi di laurea, poi portata a renderla industrializzabile, cambia completamente. Il primo progetto della SK4 all'interno della scuola di Ulm era leggermente diverso, assolutamente, però questo risultato è straordinario. Come dicevi tu, questo è un prodotto che ancora oggi lo possiamo... Certo, la tecnologia è cambiata, ma ancora oggi è un prodotto che può arredare, ed è qualcosa di straordinario, straordinario. La scuola di Ulm e il Bauhaus, come dicevi tu, hai ragione, sono estremamente legati insieme, tanto è vero che il primo direttore è stato Max Bill della scuola di Ulm, ed era un ex studente del Bauhaus, e la cerimonia di apertura l'ha fatta Walter Gropius per l'apertura della scuola di Ulm. Quindi, per farvi capire quanto erano legati insieme, queste scuole erano comunque estremamente legate insieme. Sì, Stefano. E poi l'altra cosa, diciamo, che mi piace, io riporto molte cose che ha detto lui, perché secondo me si capisce bene la sua intenzione. Avendo vissuto nell'epoca del, diciamo, chiaramente del nazionalismo più totale, diciamo, del nazismo, perché lui, sì, lì è cresciuto, aveva 20 anni in quel periodo, lui ha sempre odiato, dice lui, tutte le parole che finivano con ismo. Quindi, tra l'altro, anche il funzionalismo, come,
come idea, perché lui diceva che non bisogna tendere a qualcosa, diciamo, da un punto di vista, non so come dire, non è che devi tendere a qualcosa per forza, devi tendere a qualcosa perché quella cosa è necessaria. Quindi lui parlava più di funzionalità che di funzionalismo. Infatti la grande rivoluzione sua, e lo vedremo nei vari oggetti che lui ha fatto, è l'idea di rendere tutto un design funzionale, andando anche a scardinare delle cose del passato che non erano, tra virgolette, accettate. Faccio un esempio. La cosa che raccontavo prima nel fuori onda, il fatto delle calcolatrici, il fatto che l'uguale delle calcolatrici è arancione rispetto al resto della tastiera perché tu devi vedere qualcosa di differente, perché il tasto che vai a cercare una volta fatto un'operazione, qualcosa che oggi diamo per scontato, è qualcosa che ha inventato, già in maniera propriamente detta, Dieter Rams, cioè l'ha fatto lui. E questa cosa nasce da tutta una filosofia di proprio di psicologia umana, cioè prima ancora di design. L'idea che il cervello umano percepisca facilmente un colore differente, cioè il diverso all'interno di un omogeneo, lui l'ha riportato in design. Infatti i 10 principi, che dopo leggeremo uno per uno, sì, cioè è un canovaccio che se uno se li legge sempre, ogni volta che ha fatto un oggetto può fare sia prima che dopo, ce lo puoi usare pure come, cioè come prova di quello che hai disegnato. Cioè questo oggetto è così, eccoli, è con tutte le varie desinenze a questi 10 punti, perché cominciano tutti con il design è così, hai detto, lo puoi fare anche per controllo. Se ci sei in quei 10 punti, al 99% hai fatto qualcosa di positivo. È vero. Però una cosa è farlo a posteriori, una cosa, come sempre diciamo, è farlo per primi. Infatti, poi chiudo la mia chiosa, tutto quello che è il design Apple nasce da Dieter Rams. Cioè, Jonathan Ivey, il capo designer di Apple, dichiara più volte di aver preso ispirazione da Dieter Rams. E quella che Stefano ora vi sta mostrando, che è la calcolatrice, che se non sbaglio è la TS66. Sì, esatto, T66. È stata presa pari pari e messa nel primo iPhone. Cioè, il primo iPhone per calcolatore aveva esattamente questa calcolatrice. Alla domanda a Dieter Rams, ma questa è una copia? Lui ha risposto: no, per me è un onore essere ancora dopo 50 anni citato. Quindi anche lì torniamo a un ragionamento che io e Stefano facciamo spesso, cioè dove nasce la copia e dove nasce la citazione. E secondo me è un filo sottile, ma che uno che ha buon occhio lo legge, perché questa calcolatrice è un omaggio, non è una copia, perché è talmente vintage all'interno di un elemento talmente tecnologico come poteva essere il primo iPhone, che è chiaramente una volontà di dirti, anche a te che non sai nulla di design, però questo oggetto mi ricorda le calcolatrici che tenevo da bambino, o le calcolatrici che ho trovato a casa del nonno. Quindi anche se non ne capisci niente, ti rimanda. Quindi non è un volerti prendere in giro, ma è accenderti una lampadina per dirti perché devo cambiare qualcosa dopo 50 anni, se 50 anni fa l'hanno fatta per bene. È vero. Poi un'altra cosa, mentre parliamo, mi è fatto in mente una cosa. Dieter Rams ha lavorato tantissimi anni facendo prodotti completamente diversi, quindi dai rasoi agli orologi da polso, all'orologio alla sveglia, alle radio, alle calcolatrici. Ha fatto prodotti di fasce di prezzo completamente diverse e ha mantenuto il suo stile in tutte le fasce di prezzo. Quindi la qualità del prodotto è rimasta tale sempre. È ovvio che se abbiamo un orologio da 50.000 euro e un orologio da 5 euro cambia completamente, ovviamente, ma il suo stile è rimasto identico in tutti i prodotti che ha realizzato e ha messo sempre dell'innovazione, che è qualcosa di straordinario. Prima di farvi vedere, prima abbiamo citato Browns vs Apple, magari lo vediamo. Se per chi sta ascoltando cercate proprio su Google Brown versus Apple, vi mostra dei prodotti che Brown ha fatto in periodi molto molto diversi,
e vi fa capire cosa è successo, nel senso, se guardate, non lo so, c'è una radio che si chiama T1000, radio del 1967, il modo in cui è stata progettata è stata poi ripresa nel 2003 per fare il Mac Pro, ok? E scendendo ancora vediamo delle cose allucinanti, tipo uno speaker del 1959 che è stato ripreso per poi fare un Mac Pro del 2007, ok? E così anche la radio, ma la cosa, e così la calcolatrice. La radio, Brown negli anni, se non mi dimentico, nel 58 ha fatto una radio che si chiama Brown TP1, o T1, scusate. La Brown TP1, vediamo se non la perdo, no, non è qua. No, è la Brown T3. Sì, perché, eccola qua. Sì, perché, allora, praticamente ci sono due pezzi. TP1 e TP3, poi questo l'hanno modificato nel tempo. Ora, questo prodotto è un portadischi, praticamente voi vi portate in giro il vostro strumento per ascoltare la musica e la musica si può ascoltare o dalla radio che trasmette il suono oppure vi potete ascoltare il disco in vinile. Questo prodotto vi posso assicurare che l'ho cercato nel 2013, costava 5.000 euro su eBay, ok? Che cos'ha di straordinario? Se voi ascoltate la musica con un disco in vinile, questo prodotto va posizionato in orizzontale. Dov'è la testina? Perché tutti hanno la testina. Come ha fatto lui? Lui ha studiato il sistema per... C'è una levettina accanto che fa partire il disco in vinile. Si muove e la testina da sotto sale, quindi è a scomparsa, e si muove in modo tale da farvi ascoltare tutta la musica, ok? Non esiste nulla del genere al mondo. Quando è uscito non esisteva nulla, ok? Quindi l'ha ricreato dal nulla, è qualcosa di straordinario. Ora, questo pezzo si può staccare. Se voi volete solo ascoltarvi la radio, vi staccate la cassa e ve la portate in giro. Che cos'ha questo prodotto di straordinario? La forma è rettangolare, ok? Sono due rettangoli alla fine che si staccano. Il pezzettino che vi fa ascoltare la musica ha l'uscita della musica che è un cerchio, ok? Jonathan Ivey di Apple ha ripreso il concetto per fare l'iPod, ok? L'iPod è l'evoluzione di questa radio ed è qualcosa di straordinario, ok? Perché significa riprendere un concetto vecchio di 40 anni per riprendere la forma per mostrare qualcosa di nuovo, ok? Sì, a primo acchito sembra una copia, ma è davvero una qualcosa di rivoluzionario, è un'evoluzione. L'iPod è diventato parte integrante delle nostre vite, ormai l'iPod fa parte del passato, però è stata un'evoluzione. Se guardate l'immagine è perfetta, è precisa. No, ma infatti la similitudine è impressionante. Per chi non conoscesse, quando lo vede la prima volta, l'impatto è clamoroso. Quello che ci ha mostrato Stefano, il TP1, è a tutti gli effetti il primo Walkman mai creato. Cioè, la musica che cammina con te. Quindi è la prima volta che qualcuno... Cioè, pure questo, cioè l'idea che la prima volta... dietro alla musica portatile, chiamiamola così, ci fosse di Terrams, è una cosa che magari in tanti non conoscono, però sono quelle cose che fanno di una persona enorme. Cioè, noi stiamo parlando di tante rivoluzioni, tutte insieme, tutte nella stessa persona, perciò ci siamo presi l'ardire all'inizio di parlare di uno dei due o tre designer più importanti del Novecento, perché è a tutti gli effetti così. E in più, lavorando sulla plastica, ora... Oggi la plastica fa parte della nostra quotidianità. Nel 50-56 non era così, ok? Era una rivoluzione, l'Italia stava spingendo tantissimo sulla produzione di plastica, ma non era, cioè, non era nelle case delle persone, eh? Cioè, non era così tanto presente. C'era, ma non così. C'erano i telefoni in plastica, ma quella era bakelite, che è diversa da, ad esempio, l'ABS. Molto diversa anche a livello progettuale. Quindi
parliamo di una persona che ha fatto cose, cioè, straordinarie, come se oggi cominciassimo a produrre prodotti che sono davvero biodegradabili, cioè hanno una durata, abbiamo un prodotto che deve durare per un anno, tra un anno si va a biodegradare, ok? Cioè, ad oggi queste cose esistono. Io sono vicino a uno degli ospedali più importanti sulla ricerca a livello mondiale, che è Rizzoli. Loro stampano in 3D parti delle ossa, ok? E te le piantano. Quindi stampano in 3D e ti piantano il prodotto sul corpo, ok? E quello funziona. Ho un amico che lavora lì dentro e per loro è normale fare queste cose, ok? Ai tempi, per Dieter Rams, era normale stampare ad iniezione plastica, che era assurdo, ok? Cioè, se pensate che la... Stefano, per dare un paragone, per chi è più giovane, ad oggi è come se tra 50 anni stessimo parlando della rivoluzione di Apple. Sì, cioè, esatto. È come se tra 50 anni noi parlassimo del passaggio tra il cellulare con i messaggini e i 20 messaggi conservati e il primo iPhone. Stiamo parlando di quel salto, cioè, epocale, non graduale, ma all'improvviso uno scalino di evoluzione di quell'impatto lì. Quindi quando si pensa, diciamo, a Dieter Rams e alla Brown, bisogna pensare a quello. Un'altra piccola cosa, che è un piccolo trucco, un suggerimento per chi ci ascolta, quando vedete i prodotti di Rams oppure della Brown e vedete e volete capire più o meno a che decennio appartengono, considerate che se li vedete bianchi sono nel prima del 1970, diciamo tra il 55 e il 70, se li vedete neri siamo dal 70 in poi, perché dal 1971, per una questione di pura tendenza, tutta la tecnologia divenne nera con le parti in metallo cromate. Quindi quando vedete, faccio un esempio, prima abbiamo detto l'ETI 66 e appunto il TP1, uno è del 58, quello bianco, uno è del 72, quella nera. Cioè, quindi basta quello, almeno per avere un'idea, diciamo, visiva di differenza. Sì, 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 sì. Poi l'anno, lo sapete, nessuno vi giudicherà mai se l'avete sbagliato o se io e Stefano abbiamo sbagliato di un anno più, un anno meno. Questo non lo sapevo, questo non lo sapevo. Del colore che cambiava non lo sapevo, pensavo che fosse più una questione di... il bianco che andava piano piano a degradarsi a causa del sole o qualsiasi altra cosa. Pensa, no, a te. Ti dico, io tengo il libro Storia del Design, c'è un capitolo, sì, solo su questo. Bellissimo. C'è un capitolo solo di come il nero è entrato nel design, perché se ci pensi, fino agli anni 70 il nero era quasi inesistente. Sì, è vero, è vero. Come concetto, c'era il legno, poi c'erano i colori chiari, poi le plastiche colorate, però il nero arriva comunque dopo, sembra una cosa che oggi ci fa un po' strano, però... Sì, 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 è vero. Poi il primo iPod era bianco, a tutti gli effetti. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Cazzo, questa cosa è incredibile. Non so, perché magari era associato anche alla televisione, quindi al passaggio dal colore al Technicolor, boh. Che storia, bello. A volte capitano delle tendenze che non ti spieghi nemmeno tu, cioè nel senso che non c'è proprio, è vero, una tendenza o un flusso che ti incanala in una direzione. È vero, è vero, è vero. Beh, al cinema, quando si lavorava con il bianco e nero, spesso si utilizzavano colori diversi, perché sul bianco e nero davano effetti diversi, effettivamente. Quindi, che storia. Cioè, aspetta, Fei che mi scrive... che ci scrive che Ikea e TNT hanno fatto delle casse che visivamente ricordano il TP1. Vediamo se lo troviamo, aspetta. Ikea TNT, vediamo. Ikea casse A1. Può essere, perché tanto Apple... vediamo, magari sono queste, no, questa qua di Sonos, magari sono queste. Tu le conosci? Ikea? No, vabbè, ma io di realtà non conosco bene Ikea, cioè non è uno di quelli che vado a bazzicare troppo. Quindi... Allora, Ikea, ti dico, Ikea in questi ultimi anni, secondo me ha cambiato il direttore del dipartimento di design, perché ha cominciato a fare delle collaborazioni molto molto interessanti, tipo questa è una cassa per la musica. Ovviamente hanno sempre con
un prezzo contenuto, oppure la collaborazione che hanno fatto con Sonos, sempre con prezzi contenuti. Ovviamente qual è il problema? Che spesso vanno a prendere, vanno letteralmente a copiare, perché ci sono anche alcune sedute che quando le guardo dico ok, va bene, se voi cliccate su questo link troverete che è la copia di questo prodotto. Stefano, volta... noi lo diciamo sempre, l'esempio più clamoroso è lo sgabello di Arvalalto. Esatto. Cioè, quella è la copia più copia che abbiano mai fatto. Esatto. Stefano, per ritornare un po' sul nostro argomento, per non deragliare del tutto, volevo raccontare un po' a tutti cosa ha fatto Rams nell'arredamento, che è una piccola parte di della sua vita, però va raccontata anche perché chi segue te, chi segue me, sa che comunque io principalmente dico design, ma di arredamento e di interior design, quindi volevo un attimo dare questi punti di riferimento, perché ci sono dei collegamenti secondo me molto interessanti. La prima cosa da dire è che i suoi due prodotti più famosi sono praticamente una libreria componibile che si chiama la 606, Universal Shelving, chiaramente libreria universale, e poi un sistema di sedute che si chiama 620. Ora, i riferimenti simpatici di questa cosa, beh, la prima cosa è che l'azienda, diciamo, per la quale lui produce si chiama Vizzo, che ha fatto solo questi due prodotti, per il resto non ha più nulla a catalogo, quindi veramente è un'azienda che è stata fortunata che Rams gli abbia disegnato questi due oggetti. È stato molto influenzato dai coniugi Eames, perché stesso lui racconta che l'idea di mescolare materiali inusuali era una cosa che lui prende da loro. Quindi l'idea che un mobile non sia fatto tutto di legno, tutto di metallo, ma abbia delle parti diciamo in un materiale, parti in altro, è una cosa che lui riprende dalla loro cultura. E l'altra cosa importante che riprende sempre da IMS per sua stessa missione è l'idea di avere i connettivi, i vari bulloni, i chiodi, tutte le varie cose a vista, che anche questa era una cosa che all'epoca non era vista ancora come una, diciamo, un buon design, cioè bisognava nasconderli fondamentalmente. La libreria 606, la cosa particolare è che prende alla scocca in alluminio e degli elementi che poi possono essere inseriti e quindi modificabile. E lo stesso vale per quanto riguarda la seduta 620. Per allineare sempre questi due prodotti, nella sua idea, un arredo, ed è una cosa per la quale, diciamo, è complicato perché ha una visione molto funzionale degli arredi, non debba essere bloccato nel tempo, perché l'esigenza di oggi non è l'esigenza di domani. Quindi questi oggetti erano fatti per essere modificati anche in futuro. Quindi non è che tu avevi solo un qualcosa di componibile che però una volta composto non era più, diciamo, rimescolabile. Erano arredi che erano componibili all'inizio ma rimescolabili dopo, quindi questa cosa rientrava proprio nella sua filosofia. L'ultima cosa, così chiudiamo questa piccola parentesi che però andava fatta, lui dice di approcciare comunque il furniture design, l'interior design, perché cominciava a esserci, diciamo, non la problematica ma questo nuovo movimento delle social housing, cioè di queste case popolari che lo Stato tedesco doveva comunque creare, che allo stesso tempo dovevano dare tutte le funzioni necessarie a chi le viveva in spazi molto più piccoli. Infatti, per concludere questa parte sull'arredo, c'è un bellissimo video che tra l'altro ho caricato questa mattina di Dieter Rams nel Museo Vitra, che commenta gli oggetti di design più famosi. Ed è molto divertente perché lui è veramente critico con quello che lui ritiene cattivo design, così dopo mi risposto a Stefano che ci parla di 10 punti, così andiamo verso la fine. Lui vede, per esempio, e ne abbiamo parlato io e Stefano, il divano marshmallow di George Nelson e dice che è una cacata, scusatemi il termine, diceva... Cioè non c'è motivo per cui uno deve sedersi su un sedile così piccolo con tutti questi colori che danno fastidio. Cioè non gli dà proprio soddisfazione. Altri pezzi, diciamo, molto estremi, molto costosi, pure, diciamo, escono dalla sua filosofia, però farvi capire
quando vede la Carlton di Ettore Sozzas, dice che è un capolavoro. Quindi dobbiamo pensare che uno che è minimalista, come era fondamentalmente Rams, non apprezzi la cultura differente, perché Sozzas aveva un messaggio, cioè quel laminato colorato era un messaggio, non era casuale. Cioè lui fa proprio questo parallelismo: il colore sul marshmallow di George Nelson per lui è casuale, cioè è una decisione estetica senza motivo. I colori e la scelta del laminato nella Carlton di Ettore Sozzas è qualcosa di voluto, di coerente al periodo e coerente all'idea che voleva dare di contrasto ad un'idea. Quindi diciamo non è contro il colore di per sé, ma è contro il design che non porta significato. Questo diciamo è per riassumere un po' tutto il concetto di Terrams applicato in questo caso alle sedute fondamentalmente, o comunque agli arredi. Chiaro. Allora, diciamo, sì, per citare i 10 punti, ora un piccolo escurso sulla 606, è una libreria veramente allucinante, molto minimale, ma soprattutto lui ha studiato tutto lo scheletro per riuscire a industrializzarla il più possibile, per quale motivo? Perché se guardate le spalle che sostengono tutto, sono identiche e vengono da una trafila. Ok, quindi voi potete tagliare la trafila all'altezza che volete e fare qualsiasi cosa, ok? Così come allungarla in qualsiasi modo. La libreria, quindi gli spazi dove si possono mettere i libri, quella è una lamiera piegata e poi verniciata, quindi anche in quel caso ha lavorato veramente bene sul fatto di industrializzare il prodotto. Quindi rientra tutto nel suo stile. Ora, i 10 punti di Dieter Rams sono famosi, li potete trovare ovunque e ve li leggo proprio. Il buon design è un buon design è innovativo. È un buon design rende utile il prodotto. Il buon design è attraente, aiuta la comprensione del prodotto stesso, quindi la forma deve aiutare la comprensione del prodotto stesso. La forma e la funzione sono ben visibili, un buon design è onesto, si preoccupa per l'ambiente e questa roba l'ha scritta negli anni 60 più o meno, quindi un buon design dura nel tempo, si riconosce nei dettagli e un buon design è invisibile. Ok? Con questi 10 punti lui ha dettato le basi insieme a altre basi che ci sono del mondo del design, ok? E quando dico altre basi intendo dire che Hans Gugelot nel 62 fa la lista di come deve progettare un designer, quindi effettivamente dice tutto nei minimi dettagli e Dieter Rams indica i suoi 10 punti, ok? Tutto quello che arriva dopo è il frutto di queste due persone, ok? Tutti quelli che in un secondo momento dettano come si progetta è il frutto di queste due persone, ok? L'ho detto due volte giusto per farvi capire quanto è stato importante quest'uomo. A chiusura, cioè completamente di questo, la terza cosa è che la scuola di Ulm ha segnato i corsi di design. Cioè i corsi di design che ancora oggi abbiamo, la suddivisione tra le varie materie fu strutturato dalla scuola di Ulm, quindi quando parli di Google 8 stiamo parlando sempre di quell'ambiente lì. In realtà la scuola di Ulm è molto meno famosa del Bauhaus, perché chiaramente come tutte le cose chi lo fa per prima diciamo è molto più noto poi per varie vicissitudini, però sarebbe un argomento che poi dovremmo sicuramente fare insieme. Tu hai fatto 100.000 volte, ma non è una cosa che va approfondito a sé stante, perché come dicevi tu parliamo di principi indissolubili nel tempo, cioè principi quelli che hai citato che se uno li applica oggi è ancora il modo più giusto per approcciare a un nuovo oggetto. Esatto. Sì, la scuola di Ulm è l'argomento. Infatti io davvero ogni tanto, cioè, sto preparando un po' di cose rinvenendo alla scuola di Ulm, ma devo proprio prendere un sospiro perché gli argomenti sono molto pochi, cioè i testi in italiano sono veramente pochi. Io ci avevo fatto la tesi e molte cose sono state tradotte dal tedesco.
tenete presente che la scuola di Ulm, cioè, giusto per citarvi una cosa che è impossibile da trovare su Google, cioè, o estremamente difficile, a meno che non trovate qualche sito tedesco, hanno fatto degli occhiali, ok, studiati per essere unisex, e va bene, questo negli anni, prima anni 60, ma sono stati studiati per coprire perfettamente le sopracciglia, in maniera tale che quando voi mostrate un'espressione come potrebbe essere una sorpresa o qualsiasi altra cosa, le sopracciglia si muovono e diventano visibili. Questo era per enfatizzare l'emozione di una persona, studiato all'interno della scuola di Ulm, cioè cose fuori di testa, ok? Oppure progetti, ce n'è uno che si chiama La trasformazione di una trama, dove fa vedere come si trasforma un quadrato in un'altra forma, tutto è conseguenziale. Che fatto a computer è fattibile, fatto a mano è assurdo. Quindi ci sono cose davvero, davvero che vanno oltre soprattutto con persone che non potevano utilizzare computer perché esistevano, ma non erano fatte per disegnare, esistevano per fare calcoli balistici in quel periodo. Tutto Va bene, Stefano, secondo me abbiamo dato un'infarinatura. Come ho detto al qui. Sì. primo minuto, si parla di un argomento vastissimo, però noi, sai, la tua live deve andare intorno all'oretta, il mio podcast deve andare intorno ai 40 minuti, bisogna stare nei tempi. Però, come vedete, come abbiamo fatto il collegamento tra Ramsey e IMSS, come abbiamo fatto il collegamento con la scuola di Ulm, col Bauhaus, sono dei concetti che si rincorrono. Quindi noi nelle prossime puntate sicuramente avremo dei riferimenti a Dieter Rams e si intrecceranno sempre queste storie, perché è normale che sia così, perché sono personaggi che poi sono talmente enormi che sicuramente ci sarà stato il momento in cui avranno preso un caffè Ettore Sozzas e Dieter Rams, ci sarà stato sicuro un momento di questo calibro. Quindi noi lo riaffronteremo e lo approfondiremo volta per volta, però speriamo oggi di aver dato un po' le linee guida sia sul personaggio come uomo, sia su come personaggio come designer. L'ultimissima cosa, lui è definito il designer dei designer, che questa espressione rende la grandezza dell'uomo. Queste persone non è assurdo da dire, però è come Achille Castiglioni, queste persone non si considerano dei maestri, ok? Lo stesso Achille Castiglioni, questo me l'ha detto la figlia, quando lo chiamavano maestro si incazzava e diceva: "No, guardate che io sono Achille, oppure mi chiamate architetti, oppure letteralmente andate a fare". Però una persona come Dieter Rams non si considera il maestro, è uno, e questa è una cosa bellissima, perché sono più quelli da: "Ok, devo fare questo progetto, facciamo questo progetto". È ovvio che chi non è Dieter Rams, io stesso lo considero il designer dei designer, quindi non è un archistar, è qualcosa di più, molto, molto di più. Va bene, Stefano, la chiudiamo qui almeno questa puntata, poi avremo modo di andare, di approfondire e di riparlarne. A Grazie mille sempre dell'ospitalità, perché io in questo momento sono ospite da te e poi chi ci ascolta starà sentendo tutto in differita. te. Va bene, grazie, ciao, Grazie mille, alla prossima. grazie.